Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, finalmente vado a mostrarvi la cameretta di Niccolò. È un video che mi avete richiesto in tantissime da tantissimo tempo, cioè da quando l'abbiamo realizzata, quindi prima della sua nascita, considerando che cioè in questo mese, a fine novembre, Niccolò farà un anno e mezzo, direi che è molto tempo che mi state richiedendo questo video. Ho deciso di girarlo per quale motivo? Inizialmente ero in attesa di girare il tour della cameretta perché la cameretta non è ancora completa, in quanto Niccolò ancora dorme vicino a noi, insomma, nel suo lettino, con le sbarre classiche, insomma, in legno, ma posizionato comunque nella nostra camera da letto. Quindi attendevo di fare questo passaggio di modo che poi anche come mobilio, la cameretta fosse, organizzata, cioè, diciamo, vi desse un'impressione un po' più completa. Volevo finire di arredarla e sistemarla, prima appunto di mostrarvela, ma che cosa è successo? Mi sono resa conto di voler fare dei cambiamenti di disposizioni, diciamo, nella cameretta di Niccolò prima di Natale per appunto creare delle zone differenti, ma poi vi spiegherò magari tutto quando vado a mostrarvi la cameretta. Quindi ho detto va bene, ok. Allora, visto che qualcuno di voi mi ha detto ma mostracela anche così com'è, così ci fai vedere i vari cambiamenti che puoi fare in base alle necessità di famiglia, alle necessità di Niccolò, ho detto ok, la faccio. Quindi la cameretta non è perfetta, la cameretta non è completa come la vorrei, anche dal punto di vista, ad esempio, non so, delle tende. Io vorrei prendere una determinata tipologia di tenda che non riesco, insomma, facilmente a trovare e quindi al momento, insomma, ci sono magari altre tende, quindi tutte queste piccolezze anche a livello di decorazioni alla parete, non ci sono tutte le decorazioni, non ci sono le foto magari che abbiamo scattato, quelle della nascita, quelle del primo anno, insomma, mancano tutti questi dettagli, ma ho deciso comunque di mostrarvela perché nei prossimi mesi, appunto in questi 2 mesi che ci diciamo, separano dal Natale, vorremmo fare appunto dei cambiamenti nella cameretta e quindi voglio mostrarvi adesso com'è. Vi ricordo, faccio questa premessa per chi magari non mi segue, chi capita qui casualmente, insomma, il curiosare magari nella cameretta che sta organizzando magari la cameretta per il proprio bimbo. Noi in questa casa non abbiamo un ripostiglio, non abbiamo un garage, quindi per noi è essenziale sfruttare al massimo le armadiature per poter contenere varie cose che possono servire, insomma, in casa. Quindi nel progettare la cameretta di Niccolò, abbiamo dovuto tenere in considerazione anche il fatto che in alcune ante, in alcune appunto armadiature della sua cameretta non ci sarebbero andate cose appunto del piccolo, ma cose della casa, cose per la pulizia, cose, non so, archiviazione documenti vari. Quindi logicamente la cameretta è stata studiata in questo senso, quindi sia per dare a lui appunto una cameretta vera e propria, in quanto la cameretta è stata tutta rivoluzionata, quindi abbiamo rifatto le pareti, nel senso il colore, beh, prima della nascita appunto di Niccolò. Quando abbiamo fatto i lavori del soppalco, la ditta ci ha anche dipinto la cameretta di Nicco, quindi abbiamo scelto appunto il colore, inizialmente era semplicemente bianca, e abbiamo comprato tutti i mobili, quindi tutti i mobili tranne due sono nuovi e la cameretta è stata progettata da me come disegno e poi, cioè, diciamo come proprio composizione, praticamente i mobili li abbiamo acquistati e montati. Vi farò vedere poi nel dettaglio quando entreremo effettivamente nella cameretta, diciamo che la composizione dei mobili che voi vedrete è stata studiata già come misure, diciamo come ingombro, non solo adesso che magari è presente il fasciatoio, sarà presente insomma il lettino quando lo sposteremo a dormire in cameretta. Ma è stato studiato di modo che una volta tolti questi elementi, perché Niccolò sarà cresciuto, in cameretta entrerà tranquillamente anche un letto singolo grande, insomma normale, quando insomma ci servirà, ecco, in futuro.
Comunque non mi perdo più tanto in chiacchiere e vi mostro la cameretta del nostro piccolo, diciamo work in progress, poi ci sarà magari un aggiornamento quando l'avremo completata con alcuni elementi, diciamo, più adatti alla sua crescita, ai suoi interessi, alle sue attività. Ed ecco qui ragazzi, questa è la camera del nostro piccolino, quindi adesso vado a mostrarvi magari nel dettaglio i mobili, insomma dove li abbiamo presi, vari elementi appunto della cameretta, magari spiegandovi anche le scelte perché abbiamo deciso di progettarla in questa maniera, piuttosto magari in un'altra. Come avete visto la cameretta non è insomma una metratura enorme, ma questa è, e quindi abbiamo cercato di sfruttarla nel migliore dei modi, creando appunto un ambiente a lui dedicato. Logicamente, ragazzi, le camerette, diciamo, cambiano molto, secondo me si evolvono molto anche, in base all'età del bambino, quindi cambiano le esigenze. In un futuro magari avrò bisogno di un posto dove studiare, adesso logicamente no, e quindi penso che sia normale anche vedere insomma dei cambiamenti nelle camerette dei bimbi. Ma partiamo, andiamo a vedere appunto nel dettaglio tutti insomma i vari componenti di questa cameretta. Vi spiego insomma quello che abbiamo in mente nel prossimo futuro e se poi avete delle domande mi chiedete qui sotto tra i commenti. Partirò ragazze con il mostrarvi la struttura, appunto diciamo l'armadio. Ma voglio fare una premessa, una considerazione. Quando noi abbiamo iniziato a progettare, a cercare di capire come sfruttare al meglio questa cameretta, appunto nelle varie esigenze che avevamo bisogno di collocare qui, quindi ok la cameretta di Niccolò, ok lo spazio per Niccolò, ma anche per la casa, abbiamo varato magari diverse soluzioni, tra cui anche una cameretta a punte. Quindi la classica, diciamo, struttura, magari vi lascio un'immagine esplicativa che ha appunto un'anta lunga, le ante alte e un'altra anta lunga. Perché logicamente non essendo molto ampia come cameretta, dovevamo insomma cercare di avere poi di lasciare uno spazio libero qui al centro. Cosa mi ha spinto a togliere quel tipo di idea, a non considerarla e a fare un altro tipo di progettazione? Quel tipo di camerette, fatte con questa struttura che vi dicevo, hanno, prendendo le misure in tutto, insomma, considerando un po' il tutto, avrebbero avuto, diciamo, di facile accesso solamente le due ante, quelle, diciamo, laterali, di appeso. E poi quella parte appunto di ponte più alta dove magari ecco o devi salire sul letto per accedervi oppure devi studiare una soluzione insomma interna, ad esempio Mondo Convenienza lo fa, per tirare appunto giù i capi, però la vedevo una soluzione che ripeto sì può essere comoda per chi non ha spazio tipo noi, però volevo vedere se riuscivo a trovare anche da qualche altra parte, rivolgendomi a qualche altro negozio, una soluzione diciamo alternativa, ma che mi desse la possibilità di avere delle ante più facili da raggiungere, quindi avere più ante all'altezza uomo e magari meno diciamo sospese. Spero abbiate capito quello che sto di cui sto parlando. Un'anta di quelle a comodo accesso già solamente per le cose della pulizia, quindi magari, non so, mi sarei sicuramente trovata secondo me più scomoda poi per riporre le cose di Niccolò. Ho studiato questa soluzione, questa progettazione, che mi ha permesso invece di avere diciamo, le varie zone dell'armadio, posizionandole all'altezza, diciamo, come conformazione, come composizione, alle nostre esigenze, insomma, al fatto che fossero poi facilmente accessibili. Iniziamo ragazze, questa qui è la struttura dell'armadio appunto di Niccolò. Adesso vado a spiegarvi tutto nel dettaglio, quindi è sempre diciamo una sorta di struttura a ponte,
Però ho tutta questa parte di armadiatura che potete facilmente intuire che è veramente facilmente accessibile senza doversi arrampicare con scalette, sedi, letti e altri tipi di cose. E poi sempre una parte insomma sospesa. Per quale motivo? Perché questa parte che voi vedete qui, libera in questo momento, è una misura, cioè tutta questa progettazione è stata fatta affinché questa misura libera che voi vedete qui corrisponda all'ingombro di un letto singolo grande, insomma di un letto singolo standard, di modo che poi avrà una sorta, Nicola, di cameretta, diciamo, a ponte, ma con delle armadiature di più facile, insomma, accesso in piedi, con delle con dei cassetti, con degli sportelli. Quindi questo è stato il nostro ragionamento, le nostre esigenze. Per quanto riguarda la struttura, ragazzi, quindi l'armadiatura che vedete, sono tutti mobili IKEA. La linea è la plaza, cioè è una, diciamo, linea componibile, quindi potete strutturare voi il disegno. L'abbiamo progettata grazie al, diciamo, al programma di progettazione sul sito di IKEA di questa linea appunto plaza. E siamo riusciti così a creare una struttura che ci potesse piacere esteticamente, ma anche che fosse funzionale alle nostre necessità. Troviamo qui, come vedete, una parte appunto sospesa, più alta, insomma. Per questa parte qui in alto ho deciso di diciamo, chiudere le due parti laterali, lasciare a giorno questa centrale dove magari accomettere qualche pupazzino, qualche scritta, qualche decorazione, ma anche qua, ragazzi, non è sistemato proprio esteticamente come vorrei, però vabbè, questo è in questo momento. Naturalmente c'è anche la possibilità, qualora uno avesse bisogno invece di archiviare più cose, di comprare insomma lo sportello e farlo diventare un'altra parte di armadio chiuso per andare a riporre. Questa qui è l'altra parte di armadio che, ripeto, abbiamo progettato noi, quindi voi potete scegliere come comporre il vostro armadio, quanto farlo alto, come dividere appunto le varie zone. Ad esempio, noi qui abbiamo deciso di fare una parte, diciamo, di appeso, sotto abbiamo messo tre cassettoni e lateralmente invece abbiamo preferito fare una cosa a tutta altezza. Nella parte superiore abbiamo messo appunto sempre degli sportelli che ci permettono di contenere cose varie, insomma, al suo interno. Per quanto riguarda i pomelli, perché magari me lo chiederete, non sono pomelli IKEA, abbiamo deciso di non acquistare proprio pomelli IKEA, ma andare direttamente su questi fatti a forma di nuvoletta che trovate da Zara Home. Se non ricordo male, la coppia, quindi due pezzi, vi vengono 3,99 euro. E noi siamo andati praticamente ad applicarli in tutte le zone dove necessitavamo appunto di pomelli. In questa zona qui, sotto la parte sospesa, abbiamo posizionato questi quadretti. Purtroppo ne manca uno qui perché il caro Niccolò l'ha smontato, quindi dobbiamo riapplicarlo. Mi dispiace farvelo vedere così, io sono un po' perfezionista su queste cose, però ecco, altrimenti non avrei mai fatto questo video se non, cioè, se aspetto la perfezione non sarà mai tale. Se vi posso interessare, queste sono delle stampe che abbiamo preso su Amazon. Le abbiamo prese però prima che nascesse Niccolò, ma io penso che le troviate ancora. Non costavano tantissimo, ma si trovano anche su altri tipi di siti, magari anche qualcosa in meno. E per quanto riguarda le cornici, sono delle cornici dell'IKEA, mi sembra la linea quella più economica, quindi forse avevamo pagato 2 euro a cornice, e appunto abbiamo 4 stampe con 4 cornici. E quella mancante si trova dove vedete questo puntino bianco. Momentaneamente in questa parte appunto sottostante questa sospesa abbiamo posizionato il nostro fasciatoio. Avevo già fatto un video sul fasciatoio, sull'organizzazione. A grandi linee vi dico come siamo organizzati. In primis, come potete vedere, non è un fasciatoio classico. Non è appunto un fasciatoio classico, ma è anche qui un mobile di IKEA perché abbiamo una cassettiera Malm a quattro cassetti sulla quale è stato applicato questo, diciamo, questa aggiunta, questo nuovo elemento che permette appunto che la superficie di appoggio della cassettiera si ampli. Ho tolto un attimo il cuscino per farvi capire l'ampiezza, diciamo, di appoggio che vi si
che vi si crea con questo pannello aggiuntivo che potete trovare, se non ricordo male, anche su Amazon. Se mi ricordo vi metto il link, altrimenti noi l'abbiamo preso su pinkorblue.it come sito, ma non so se è ancora disponibile. Ed è proprio un pannello che si adatta alla cassettiera, insomma, MAM. Questa è una buona soluzione perché nel nostro caso la cassettiera ce l'avevo già, quindi a me in pratica creare un fasciatoio per Niccolò è costato solamente l'acquisto di questo pannello aggiuntivo superiore. Nel caso in cui voi vogliate optare per un fasciatoio di questo tipo, che io reputo più capiente rispetto a quelli che nascono appunto come fasciatoi con la vaschetta integrata, diciamo che avete dalla vostra parte il fatto che una volta rimosso questo piano qui aggiuntivo non rimangono dei fori a vista e quindi potete tenere la cassettiera tranquillamente in camera dei vostri bimbi o comunque in casa e non si vedrà il fatto che avete aggiunto per un periodo, insomma, della vita del bambino, la parte di appoggio per il fasciatoio. Come siamo organizzati superiormente? Allora, ho comprato uno di quei classici cuscini insomma cerati imbottiti per il cambio che però si è rovinato insomma la plastica che lo ricopriva, quindi sono andata poi da Ikea, ho semplicemente comprato uno di questi diciamo di questa copertura appunto per fasciatoi, ma a breve vorrò appunto proprio sostituire la struttura sotto, magari prendendo quella basic appunto di Ikea, rimettendo poi sopra questo questa copertura. Poi vabbè, io per insomma mia necessità, insomma mia praticità, metto sempre un asciugamano di modo che Niccolò, se nel cambio si sporca, cioè sporca la superficie d'appoggio, non mi va a sporcare ogni volta questo qua, ma mi sporca l'asciugamano che io sostituisco appunto in base alla necessità che abbiamo. Come vedete, la superficie è abbastanza ampia da permettervi sia l'appoggio di questo cuscino dove andrete a cambiare il bambino, sia avere una bella superficie laterale dove mettere tutte le cose di cui avete magari bisogno. Io ho questi contenitori qui di Ikea, dove in questi vado sempre a rifornire i pannolini, così ce li ho così a portata di mano. In questo più piccino ho magari la spazzolina, il termometro, diciamo oggettini più piccini. E poi in questo bellissimo cestino, che ora vedete un po' falsato come colore, ce cioè lo vedete molto più tendente al celeste quando è più tendente al verde. Comunque, in questo cestino fatto a mano da una ragazza su Instagram, Le Coccoli di Zia Michi, metto varie cose che possono servirmi nella cura quotidiana di Niccolò. Questa qua che utilizziamo ad ogni cambio pannolino, la crema cambio della mustela, varie cremine e cremette, la fisiologica per fare i lavaggetti con la siringa e poi questo qua, altro must, insomma, per noi, per cambiare appunto Niccolò, che è il Bear Spray. Mi avanza anche un piccolo spazietto dove vado sempre a mettere la confezione di salviette umidificate che utilizzo appunto nel cambio pannolino. Questa decorazione che è deliziosa mi è stata regalata da una di voi nella lista nascita Amazon, quindi ci è stata regalata prima della nascita di Niccolò e l'avevo appunto inserito proprio perché volevo metterlo qui appeso insomma all'armadio perché come verde si diciamo rifà al colore che abbiamo scelto di realizzare per la cameretta di Niccolò. Un altro elemento che voglio mostrarvi è questo lampadario che se non sbaglio ragazzi abbiamo preso sempre su Amazon ed è molto carino perché a parte che ci riprende il colore insomma della cameretta di Niccolò col verde, ma poi ha come vedete questo trenino che si buca ed è veramente molto, molto carino per essere appunto un lampadario da cameretta. Questa struttura poi che vedete qua, quindi con la parte appeso e la parte di cassetti, è diciamo la parte di Niccolò, nel senso che qui all'interno vado a mettere, ora gli interni non è che sono super super messi bene, comunque ci sono tutte le cose appese. Anche qua ragazzi queste sono le tende che c'erano precedentemente, quindi quelle che abbiamo acquistato per dare una sistemata alla camera appena ho comprato casa, però mi piacerebbe prendere delle tende più da bimbo. Più carine, ecco, però adesso finché, cioè, quando le troverò le andremo a sostituire. Se non dimenticate di mostrarvi questi due elementi, allora questo qua è il mangiapannolini della Tommy Tippi, mentre qui a fianco trovate questo cesto che ho preso, se non sbaglio, sempre su Amazon ed è
bianco con le stelline grigie, che io utilizzo come cesto appunto dei panni sporchi di Nicolò. Questo angolo qui, ragazze, è l'angolo che, anche se magari ad occhio potrà sembrarvi, non c'entra, c'entra, in questa parete qui, quindi appoggiato su questa parete, andrà messo il lettino di Nicolò, che è sempre un lettino preso da Ikea, sempre in colore bianco, che al momento appunto è nella nostra camera. Nel frattempo, invece di averceli sparsi per il salone, questi giochi, abbiamo deciso di sfruttare questo angolino. Poi, quando ci sarà il letto, ci riorganizzeremo. Quindi, per il momento ci sono alcuni dei giochi di Niccolò, ma ripeto, questo sarà un angolo che sarà occupato dal lettino. Passiamo adesso all'altra parte di cameretta, all'altro lato della cameretta. Allora, questo per esempio è il lato che vorrei subisse dei cambiamenti. Intanto vi dico come siamo organizzati. Vabbè, per questioni di spazio, il passeggino l'abbiamo chiuso, così c'è più spazio in cameretta per giocare. Questa parte bassa, che appunto andrà riorganizzata, ragazze, l'abbiamo appunto tenuta così, diciamo a giorno, senza chiuderla, perché vorremmo realizzare diciamo una zona dove Niccolò può accedere o ai giochi o ai libri. Magari non so, sistemando dietro perché è molto profonda, dietro delle cose e più avanti sistemando tutti i libri e fargli tipo una sorta di libreria alla sua altezza. Al momento, appunto, ci sono varie cose. In questi organizer qui dell'IKEA ci sono dei giochi effettivamente di Niccolò, però ci sono anche delle scatole, delle cose insomma da andare a togliere. Questo qua è il fiocco nascita invece che ha realizzato a mano la mia mamma per appunto la nascita di Niccolò. Questa, diciamo, colonna che vedete, ci sono archiviati appunto i nostri documenti. Nella parte invece alta abbiamo tutti i giochi da tavola. Poi, qui noi abbiamo realizzato un nostro angolo, diciamo, scrivania, un angolo ufficio per poter appoggiare il computer. Quindi c'è questa scrivania che è sempre di IKEA, della linea Miche, che io avevo già perché era la mia vecchia postazione make-up. La sedia è sempre appunto di IKEA e niente, quindi questa qua era pensata appunto come zona computer per poterci appoggiare quando ne avevamo necessità. A fianco abbiamo acquistato questa cassettiera sempre della Malm, dove io ho organizzato fondamentalmente tutte le mie cosine, nel senso che ho la postazione trucco. Inizialmente volevo realizzare qui delle mensole per poter appunto occupare, diciamo, abbellire anche questa parte di parete, ma cosa che non è stata ancora fatta. E da una parte meglio così, adesso vi spiego. Questa qui è la zona che vorrei cambiare, che vorrei modificare. Abbiamo necessità di una grande riorganizzazione perché in questa cassettiera ci sono diverse cose, ma vorrei liberare tutta questa zona, quindi eliminare questi mobili, scrivania, sedia e cassettiera, per fare tutto spazio libero per i giochi di Niccolò. È un'impresa un po' ardua, nel senso che, ripeto, in questa cassettiera ci sono diverse cose, quindi vorrei impegnarmi a fare magari dei cluttering, togliere quello che effettivamente non mi serve e un po', diciamo, un po' in tutta casa, quindi riorganizzare un po' gli ambienti e se riesco, visto che abbiamo acquistato la nuova colonna bagno per il bagno, riuscire magari a portare i miei trucchi in bagno e così da lasciare tutto questo ambiente per Niccolò. Noi non abbiamo una casa enorme, ragazze, quindi abbiamo cercato di organizzarci, di organizzare la casa man mano in base appunto alle esigenze. Adesso Niccolò è più grande, ha diversi interessi, gioca molto rispetto a quando magari era un bimbo piccolino lo scorso anno dove gli bastava un tappetino e qualche giocarello sopra. Per Natale abbiamo preso appunto da parte mia e del papà, abbiamo preso appunto la cucina, proprio con l'intento di fargli spazio qui in cameretta. Quindi, cosa voglio collocare in questa zona? Mi piacerebbe collocare la cucinetta appunto di Niccolò, mi piacerebbe collocare magari
anche un mobile, una soluzione per stipare tutti i suoi giochini, ma stiparli in una maniera magari organizzata. Ho visto che c'è una linea di IKEA che con tutti i cassettini estraibili, che so che è molto utilizzata per questo, però se volete darmi dei consigli su appunto come sistemare e organizzare i giochi dei bimbi, fatemelo sapere qui sotto, perché ho necessità appunto di stravolgere un pochino questa camera, perché ci tengo tantissimo che sia una camera che lui riesca a vivere, a godersi, a giocarci, e che poi è anche più utile per noi, perché magari i giochi li organizziamo tutti qui e di là in salone, ok, li porta perché magari vuole giocare dove siamo noi, però non ho magari ceste varie, confezioni varie anche di là in salone che mi impicciano insomma a terra. Una volta finito di giocare, i giochi possono essere ricollocati tutti qui nella cameretta, quindi sono in una fase appunto di progettazione, perché devo naturalmente utilizzare lo spazio che ho a disposizione, perché non è che mi posso inventare metrature che non ho, quindi diciamo, la missione è sfruttare al massimo lo spazio per creare degli ambienti funzionali alle nuove esigenze di gioco di Niccolò. Quando sarà più grande serviranno esigenze di studio, insomma, mano a mano naturalmente la cameretta evolverà con la crescita appunto di Nicco. Quindi mi raccomando ragazze, se voi avete già organizzato le camere dei vostri bimbi perché sono più grandi, appunto di Nico, o perché sono ancora molto più grandi, ecco, ormai sono adulti, però vi ricordate come vi siete organizzati, mi raccomando, consigliateci qui sotto, perché devo riuscire un attimo a progettare tutta questa piccola zona che però vorrei sfruttare al meglio. Ho visto anche delle varie idee su internet, quindi spero di riuscire a appunto organizzare al meglio questo angolo di Niccolò. E nulla ragazzi, io spero davvero di avervi accontentato, spero che però vi abbia fatto piacere e vi sia stato anche, magari non so perché no, utile questo video di transizione della cameretta di Nicco. E nulla, io aspetto tutti i vostri consigli qui sotto per quanto riguarda questo nuovo angolo che vogliamo realizzare per lui, e vi mando un bacio grandissimo, e se vi fa piacere, ci vediamo al prossimo video. Ciao!